Presidente Paris ha destato scalpore la decisione di esonerare dopo una decina di giorni di lavoro il tecnico Umberto Marino. Che cosa è successo e perché si è arrivati a questa scelta? Beh, in 8 anni non mi era mai capitato di vedere una spaccatura tra la squadra e il mister. E purtroppo mi è capitato di vedere anche questo e da lì poi la decisione: o mandavo via 10 giocatori almeno oppure mandavo via l'allenatore. Ho seguito la scelta più semplice, quella di mandare via il mister. Mi dispiace per lui, ma forse è mancato in aplomb, in diplomazia, in alcuni rapporti con giocatori che poi per la società avevano un peso non solo di sostanza ma anche economico. Ho spiegato al mister che non avremmo vinto niente con questa frattura, che secondo me appunto non si sarebbe mai potuta recuperare. Da quello che si intuisce sembra fatta per un ritorno di Alessandro Lucarelli. È così o sono ancora in ballo i vari Giampaolo Del Grosso e altri allenatori di cui si è letto? Ma in realtà con Alessandro Lucarelli c'è un feeling da anni, no? Con lui siamo andati in Serie D, abbiamo fatto il primo campionato di quarta serie e quindi ovviamente con Lucarelli c'è un buon feeling e per me potrebbe essere l'allenatore giusto. Abbiamo sentito anche Del Grosso, che non ha ancora firmato a Lanciano per via della situazione. Deciderò la settimana prossima in tutta serenità, perché sento anche poi quello che è il rumors della piazza, eccetera. Ci tengo adesso, sia la squadra non può più sbagliare che anche il presidente, quindi faccio una scelta di cuore ma anche di testa. Sono questi due nomi in ballo o ce ne sono degli altri? No, sono solo Lucarelli e Del Grosso.